Buonasera bella gente, buon giovedì soprattutto e benvenuti in questa puntata dello Zio Lord con God of War Ragnarok. Come state ragazzi? Tutto bene? Prima di iniziare questa bella live, vi ricordo a tutti che oggi non sono il solo e c'è tanta altra bella gente simpatica che abbiamo in live soprattutto. Ragazzi, come sapete, io dedico sempre le live alle persone speciali. Oggi è il compleanno della nostra bellissima Nanitro, che sta facendo ora una maratona live per il suo compleanno, quindi passate da lei e lasciate un bel follow e fatevi tanti tanti auguri di buon compleanno. Allora, raga, oltre a me abbiamo la nostra Babalusi, Nola, Tifetta, la coppia stream Edardo e Chiara, Raki, Rob, il gruppo Tetaggi Club, Detro, il dottor Puccio, Safi, Ferbus, Killjoy, la Pippi, Game Time, Saracono, Metal, Tepei, Xmaid, Axe e Kraiser. Intanto comincio a caricare. Ok ragazzi, ora ci prepariamo, apriamo anche la mia chat. Ok, siamo all'atto finale. Ora, attraversando questi cancelli, apriremo le porte del Ragnarok. Come potete vedere, ci sono tutti i personaggi che abbiamo incontrato, compreso le valchirie che nel precedente capitolo avevamo sconfitte. Lei, ad esempio, è stata l'ultima che ho concluso così la campagna principale definitiva. Mi ringrazierai dopo. Se arriviamo al dopo di questa storia. Lo farò. Perfetta. Mi raccomando, sporcala bene di sangue. Mostrare a tutti. Mi raccomando, sporcala bene di sangue. Stai da Dio. Perfetta. Mi raccomando, sporcala bene di sangue. Stai da Dio! Valla a mostrare a tutti. Rimarrai a bocca aperta?
Rimarrai a bocca aperta? Sai cosa vuoi? Buona fortuna là fuori, generale. Credo in te. Allora, questa è la virtù che mi dà forza di fe e vitalità. La salvezza di Safer 8 e 5. Difese. Generale. Signore. Generale. Generale. Signore. Ehi, amica. Generale. Sono venuto in queste terre per sfuggire al mio passato, iniziare una nuova vita. Non mi posso più nascondere.
Io non voglio questa guerra. Abbiamo sofferto troppo. La profezia non ci ha condotti qui. Né vincerà questa battaglia. Le guerre le vincono coloro che sono disposti a sacrificare tutto quanto. E se questo sarà il prezzo della vendetta, così sia. Odino ci ha defraudato di ogni cosa. I regni hanno già sofferto troppo. Costi quel che costi. Tutto questo finirà oggi. Se ce ne andremo in un lampo di gloria e Odino brucerà con noi, allora io ci sto. E con un bel sorriso stampato sulla faccia. Per Brock. Muspelheim è crollata. E se Odino attacca anche Niflheim? Cercano di bloccare Ragnarok. Dobbiamo fermare quelle macchine belliche. Di certo non un bel inizio. Un momento. Non abbiamo tempo. Lo so. Solo un momento. Ingrid! Allora? Diamoci da fare. Voi tre, seguitelo. Atreus. Freya, con me. Copriteci i fianchi. Alle macchine belliche. Senza Ragnarok è l'unico modo per superare il muro.
Quella di Riptur. Dicevi che solo Surtur sapeva usarla. Magari mi sbagliavo. Hai un nemico alle spalle! Occhio alla coda! Macchine belliche. Le usiamo per entrare dalla falla e attaccare con gli alleati. È da disperare. Bene. La disperazione è un vantaggio. Preferivo un gigante del fuoco distruttore di regni, ma la disperazione è meglio di niente. Su! Jormungandr! Una visione gradita, ma non ci ha seguiti da Midgard. Strano. Terrà occupato Thor. Dall'alto! Aglio! Muore! Usa il colpo di scudo! No! Maledizione! Avanziamo! Almeno quell'esercito è già morto. Così non va. Gli Ainerir riemergono dal Valhalla pochi istanti dopo averli uccisi. Addio ai rinforzi di Alfheim. Siamo a corto di eserciti. I giganteschi giganti ce l'hanno fatta. Il serpente pare diverso. Ma è diverso. Quando ero via... te lo dico dopo. Il legame tra Ainerir e Valhalla con le mie sorelle lo spezzerò. Vai. I nani ancora non si vedono. Sindri non ci deluderà. Dobbiamo fidarci di lui. Raduna chi puoi. Andremo alla torre di Svartalfheim. Quindi qual è il piano? Come sfondiamo il muro senza Ragnarok? Macchine belliche. Oh, un po' da disperati, eh? Attento, fratello, sei coperto di Bifrost. Oh,
segreto! Schiappa! Maledizione! Ragnarok dovrebbe essere qui! Perché non c'è? Ehi! La colonna che lo regge sembra fragile! Anche se riuscissimo a superare il muro. Forse è meglio così. Meglio per chi? Sindri! Ah! È solo Sindri! Lo so, è tardi. E il tuo esercito? Qui non moriranno altri nani. Sindri! No! Odino li ha costretti a creare le macchine belle. Sono venuto per distruggerle. Prima di farlo, dobbiamo usarle contro la falla. Bene. Lasciate che siano i nani a ripulire il casino dei giganti. O meno quello che volevi. E io non volevo questo. No. Chiudi il tuo cuore. Chiudi il tuo cuore. Chi sono quelli? Midgardiani. Odino li ha fatti venire. Non dovrebbero essere qui. Non sono soldati. Odino li ha condannati a morire. È la guerra. Le guerre le vincono coloro che sono disposti a sacrificare tutto quanto. Che cosa fai? Figlio, ascoltami bene. Tu
sei sensibile al loro dolore perché è così che sei fatto. E non devi mai tradire te stesso, mai, per nessuno. Io avevo torto, Atreus. Avevo torto. Apri il tuo cuore. Apri il cuore alla loro sofferenza. È il desiderio di tua madre. E anche il mio. Oggi. Noi saremo migliori. Ma cosa possiamo fare? Avete visto che colosso? Mi sa che vinceremo. Oh, ovviamente, se non ci uccidono prima. Perché vi siete fermati? Ragnarok è qui, finalmente abbiamo Odino, dove... Fermeremo Odino. Ma non siamo qui per uccidere persone innocenti. Apriremo una breccia alla falla di Rimtur. Con quale esercito? Basteremo io e Atreus. Ma è un suicidio. È probabile. Ma moriremo per la giustizia, non per la vendetta. Quell'arma può far aprire la falla? C'è solo un modo per scoprirlo. Voi tre, portate in salvo quella gente dove è possibile. Sarà fatto. Io e Freya faremo il possibile per rallentare Ragnarok. Non era privo di cervello. Fatelo ragionare. Odino non ci sfuggirà. Se ci riuscisse, che gli dei mi aiutino. Lo so. Falchi! No! No! Proteggi lui! Io aiuterò chi è intrappolato e poi ci vedremo alla falla! Vai! Vai, Atreus! No, prendiamo il controllo di Atreus. Sindri, sta attento e resta dietro di me! Sta attento tu, sono qui per combattere. Yalfa! Senti, posso dire... No, non puoi. Zitto e combatti. Schiaffa! Let's go.
forse un grazie? No, voglio solo... Non mi interessa cosa vuoi. Non cambia nulla. Tu mi ci hai fatto credere che non dovevamo essere nemici. Trude, tu stai bene? Mamma aveva ragione. Sei un assassino, proprio come tuo padre, e sei qui per ucciderci tutti. No, solo Dino. Sindri, no! È un'amica. Gli amici non portano la fine del mondo alla tua porta di casa, Loki! Hai ragione, hai ragione. Ho preso delle decisioni sbagliate. Lo fai spesso, non è una buona scusa. Non è una scusa. Io voglio solo rimediare. Skjoldr sta bene, tu l'hai visto. Perché me lo chiedi? Di cosa stai parlando? Odino vuole sacrificare i Midgardiani. Li ha schierati lungo il muro come scudi, pur sapendo che non sanno combattere. La loro morte serve solo a rallentarci. Perché mai lo farebbe? E perché io dovrei credere a te? Perché ha ragione. Odino è così. E lo è sempre stato. Mamma, perché sei qui? Che cosa? Sacrificherebbe chiunque se lui avesse un problema. I Midgardiani. Il tuo amico. La nostra famiglia, tutti noi. Speravo che tuo padre gli tenesse testa, adesso invece dovrai farlo tu. Mamma, che stai dicendo? Trude. Non ho mai dubitato che saresti stata la migliore Valchiria che questi regni abbiano mai visto. Ma non per lui. Tu lo capisci? Ma la nostra famiglia? Senza Odino saremmo di nuovo una famiglia. Una vera famiglia. Lui sta sbagliando. Detto che restando lì eravamo al sicuro, che gli dovevamo... Tu non gli devi la tua morte. Ma dai. Papà non li lascerebbe avvicinare a nonno. Va con loro. A te darà ascolto. Te la senti di cercare la tua gente? Sì. Ti voglio bene, mamma. Anch'io, Trude. Finalmente. Ciao, Trude Tostotti! Tostotti? La mia amica! Attenzione! Trude, combatti bene!
Scusa se lui non... Lo so! Attenzione! Hai il microfono addosso! Fa attenzione! Che succede? Pensavo che Ragnarok dovesse aiutarci! La creatura non è intera, così com'è, è incompleta e non può adempiere allo scopo! Dietro! Ehi, dove è andato Sindri? Ha fatto la sua parte, il resto tocca a noi. La grande dimora. È là che dobbiamo andare. Non ha voluto ascoltarmi. Forse non è il nostro maggior problema. Jörmungandr! Torna da tua sorella. Devi tenere a bada Ragnarok. Qui ci penso io. Ma se potessi! Prendi Atreus e la maschera e non voltarti indietro. Mio figlio si fida di te, perciò mi fido anch'io. Lontano da lei! Papà, fermati! Ne ho abbastanza di te e di tuo figlio!
maledetti del cazzo! E stavolta ho il permesso di ucciderti! Non siamo costretti a farlo! Oh sì! È ciò che siamo! Non bastera! E la faccio! E tu? Tutto qui! Tordi, il ragazzo crede tu sia cambiato! Dimostralo e falla finita! Basta parlare! Lopla e muori! Affrontami! Sei ciò che ti ha reso Odino! Puoi scegliermi! Morirete tutti! Mamma mia, è bello tosto, eh?
nemmeno osare nominarla! Andava tutto bene prima dell'arrivo di Loki! Mi ha quasi convinto! Mi ha illuso che le cose potessero cambiare! Thor, ascoltami! Non voglio darti ascolto! Odino, non... Chiudi quella fogna! Stai aspettando? Tua figlia. Mio figlio la considera un'amica. Se solo provi a farle del male. Non lo farò. Tu non sai... Che cosa ho fatto? Certo! Ma che cosa farai adesso? Noi non cambiamo. Noi siamo distruttori! Non più. Perché non è morto? Stai parlando? E chi ti ha detto di farlo? Non devi parlare. Non devi pensare. Io penso. Tu uccidi. È un concetto semplice, cazzo. Sif aveva ragione sul tuo conto. Ero io che non volevo vedere. Che succede? Non sei più in te. Io sono tuo padre. Prendi il martello e uccidi chi ti dico di uccidere. Non volevo farlo. Io non lo volevo fare. No! Trude, è stata tutta colpa loro. Loro hanno fatto questo a noi, alla nostra famiglia. Pare che debba fare tutto io da queste parti.
Tuo figlio! Tua nipote! Perché? Trud sarà bene! L'ho salvata! E tu? È stata colpa tua! Tu me l'hai messa contro! Me li hai messi tutti contro! Odina, ti prego, tu puoi fermare tutto questo! Puoi fermarlo tu! Dammi la maschera! Certo, fidarci di te, che grande idea! Lettra! Pulverlau! E tu? Non riesci a farne a me, vero? Sei solo un distruttore! E lo sarai! Hai iniziato tu! No, no, no! Tutto è iniziato molto prima che tu arrivassi! Non sai niente! Una piaga! Assassino di dei! È questo che volevi, vero? Tutto quello che desideravi? Credevi che il tuo piano fosse veramente migliore del mio? Spero sia esattamente quello che volevo. No, non è ancora finita. Credi di essere il solo a saper fare un incantesimo inibitore? Ho passato molti lunghi inverni a pensare a cosa ti avrei detto mentre ti osservavo esalare l'ultimo respiro. Ma ora mi rendo conto che c'è soltanto una cosa che ti vorrei dire. Tu non hai più potere su di me. Ora vai. Eccola la mia frega. Avevo dimenticato quanto ti stanno bene le ali. Ah, marito mio. Hai sempre avuto sete di sapere. Ora sarò io a insegnare a te cosa significa perdere tutto quanto.
Inchinati alla tua regina! Ti ho sempre amata, lo sai. Tu non hai mai amato nessuno! Padre! Freya! Ce l'hai fatta, Loki! No, 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 no! No, basta combattere, no. Non ha importanza ora. È il tuo momento, Loki. Gro ha cercato di nasconderti a me, ma questo è il tuo destino. Campione degli Jotnar. Solo lui può mettersi la maschera. Solo lui può scorgere la verità della creazione. Scoprire i segreti della vita e della morte. Niente più dubbi, niente confusione. Tu sei nato per questo. Mettiti la maschera, Loki. Falle la domanda. La scelta è tua, figlio. Mi fido di te. Hai fatto questo? A che cosa è servito? Tu hai scelto di essere niente! Così sia. Hai atteso a lungo questo momento, non è vero, Rick? Anch'io! È troppo tardi! Ulferlau! Via! Tre contro uno, Quattro, ogni rompicoglioni! Come mi hai chiamato? Chiedilo a Brock! Le frecce! A sinistra, Kratos! Dietro di te! Non capisce! Rovinato tutto! Tutto il mio lavoro! Tutto quello per cui ho ucciso! Volevo solo risposte! Tutto questo non sarebbe successo!
che è servito? Rispondi, Loki! A che è servito? Usa le frecce! Fatto! Occasione, Loki. Avrei potuto avere le risposte, avrei potuto conoscere la verità. E tu mi hai privato di questo. Avrei migliorato le cose. Noi avremmo potuto rendere migliori i 9 regni. Non ci è mai importato dei regni, né di me, ma solo di te. Tu hai distrutto tutto. La mia casa, la mia famiglia, il mio regno. Sei stato tu a farlo, con le tue scelte. Tu hai ucciso tuo figlio. Io non volevo, non avevo scelta. Si ha sempre una scelta. Devi fermarti. Puoi scegliere di essere migliore. No, non posso. Io devo sapere cosa riserva il futuro. Io non mi fermerò mai. Perché hai detto questo? Sofna, Upfra, Dessu. Sofna, Hedan. Sofna. Sofna. Che ne facciamo di lui? Ho giurato che non ti avrei privato della scelta tra la vita e la morte. Ho atteso così a lungo questo momento. Non ne ho bisogno per stare bene. Aver fermato la sua pazzia è solo questo che importa. Presto! Incredibile!
Freya, è ora. Lieta che tu sia tra noi. Ciao. Dov'è mio padre? Da qualche parte qui nell'Old. Sarà felice di vederti. Grazie, Eir. Ecco tutte le valchie riunite. Come siamo arrivati qui? Con le torri. La tua amica con il lupo gigante e il dono delle valchirie di trasportare i degni, siamo riusciti a portare i sopravvissuti nell'Old. Ci sono sopravvissuti? Più di quanti potessimo sperare. Qui baderemo ai feriti. Gli altri hanno iniziato ad accamparsi nel bosco di Old Mimir. È possibile che Freyr... Temo che l'abbiamo perso, Atreus. Ok. Grazie di avermi ricucito. Vacci piano, hai preso parecchi colpi. Lei è ancora viva, sapete? Non per molto. Freya ne stava parlando prima. La sua fine è vicina. Ma non ha scampo. Morirei per vedere la lotta. Ok, di qua è bloccato. Mamma, basta, sto bene. Zitta. Trud. Loki! Sono felice che siate vive. Non immagini quanto e... mi dispiace. Thor. Lui... ci ha provato. Lo sapete? Scusate se non ho fatto di più. Nulla cambierà ciò che provate. Ma spero possiate trovare pace nel sapere che Odino è morto. È proprio così. Loki. È stato un onore lottare al fianco di un gigante. Sappilo. Rimarrete qui a Midgard? Per un po'. Ma poi io dovrò trovare una cosa. E io collaborerò con il Disvini per portare gli altri Asgardiani a Vanheim, per la ricostruzione. Spero che per loro sarà un nuovo inizio. E per voi. Oh, Trud. Spero tu possa trovare ciò che stai cercando. Buona fortuna. Ciao, Loki. Sii forte. Penso che si riferisce al martello.
Dugin ce l'ha fatta. Buon per lui. Oh, e se tu riuscissi a portare questa legna alla tenda di Brana, ne sarebbe felice. Loki! Ehi! Hey, nonostante la botta in testa, ti ricordi ancora di me? Avevi preso una botta in testa? Era tutto confuso. Forse non eri nemmeno tu. Insomma, ecco, sono davvero felice di vederti. Anch'io sono felice di vederti. Ti stai tenendo occupato? Ah, sono felice di aiutare la gente. Di questo passo ci saranno stuoie per tutti. E i lupi della tua amica ci stanno aiutando con la caccia. Ci sarà cibo per tutti quanti. Ma va, ti giuro. Ehi, grazie davvero di tutto. Non ce l'avremmo fatta senza te e i tuoi amici. Già, certamente. Vorrei che avessimo salvato più persone. Loki, sei stato bravo. Grazie, Skjoldr. Stammi bene, ok? Ehi, mi conosci. Qualcuno ha visto delle coperte in più? La neve si sta sciogliendo, ma farà comunque un effetto caldo. Ah, eccolo qua! Brindiamo anche al ragazzo! Skål! Salute! Skål! Non saremmo qui se non fosse per voi. E per il sacrificio di Freyr. È vero. Ci stavamo scambiando le nostre storie su Freyr. Bene, bene. Dov'ero rimasto? Ah, quando ci siamo conosciuti mi aspettavo un guerriero, uno stratega, un leader nato. La leggenda precedeva l'uomo, ma quell'uomo era molto diverso. Mi ha conquistato, poi era davvero troppo gentile. Penso che la bellezza l'abbia aiutato. Questo è vero. E il suo fascino. Va bene, basta, o scoppierò in lacrime un'altra volta. Scusate, devo trovare mio padre. Attento, eh! Sono felice che sei sveglio. Freya. È stata una sua scelta. Dovevo rispettarla. Ci ha salvati. Non lo dimenticherò mai. La famiglia che pensavo di avere mi è stata tolta pezzo per pezzo. Ma ora ho la famiglia che mi sono scelta. Tua madre aveva ragione, sai. Sei proprio nato per quell'arco. Sei un guerriero formidabile. Ma soprattutto hai un buon cuore. Nulla di ciò che hai sopportato l'ha cambiato. Sono fiera dell'uomo che sei diventato, Atreus. Grazie. Di tutto. Devo trovare mio padre. Certo. Atreus. Ci hai fatto proprio spaventare. È bello rivederti, Mimir. Ascolta. Voglio ringraziarti. Ah, e che ti aspettavi dall'uomo più sapiente del mondo? Non è solo perché sei sapiente. Mi hai ascoltato. Sei stato un mentore e... beh, praticamente... un secondo padre. Ragazzo... No, voglio che mi ascolti. Io ti apprezzo tantissimo. Anch'io ti voglio bene, fratellino. A presto, Mimir. È bello rivederti, Atreus. Anche per me, Illisvini. E
Ed è carino qui, eh? Nessun rumore forte. Stiamo bene. Sei stato davvero bravo oggi. Sono orgogliosa di te. Magari dopo troviamo un regalino. Ok. Vado. Chi è? Eh? Sì, lo conosciamo. Uno di questi giorni ti sorprenderà. Beh, l'hai già fatto. Eri in buone mani. Grazie di averci salvato. Sai, ho deciso che era molto meglio se scrivevo io il finale. Non ne hai parlato a tuo padre, vero? Parlato di cosa? Lo sai. Le visioni dei giganti. Io ho già visto tutto. Ti capisco. Ogni parte di me mi dice che è quello che dovrei fare. Io però non so come dirglielo. Vieni con me. Ti voglio far vedere una cosa. Tutti e due. Io non voglio intromettermi. E anche per te. Atreus, sono felice che stai bene. Vale anche per me. Allora, come va a finire la storia? Cosa? Prima del Ragnarok. L'avresti finita se mi fossi addormentato. Quando Morte giunse, chiese al vecchio perché l'avesse chiamato. Nel vedere Morte di fronte a lui, il vecchio volle riconsiderare la sua richiesta. Poi chiese a Morte di aiutarlo a caricare dei tronchi sulla schiena, in modo da proseguire il suo viaggio. Non voleva morire. Voleva vivere ancora. Fuori c'è un sacco di fumo. Dopo la sconfitta di Asgard, alcuni suoi pezzi sono caduti nei regni. Forse da quelle parti ci sono ancora Ainerir. Ma non è questo ciò che voglio mostrarti. Madre. Il mio altare a Jotunheim. È stata lei a distruggerlo. Voleva nasconderci il nostro fato. Abbiamo forgiato la nostra strada grazie a lei. Si è messa contro la sua gente. La nostra gente. Per proteggervi. Non tutte si aprono. Mi dispiace. Padre, io ti devo parlare.
Ci sono altri giganti da qualche parte. E io li devo trovare. Credo di sapere dove cercarli, ma loro sono responsabilità mia. E devo farlo da solo. Non voglio farlo da solo, ma devo farlo. È difficile da spiegare. La cosa ti spaventa? Sì. Dunque è per questo che devi farlo. Come mi hai insegnato. Sì. Siamo sopravvissuti oggi grazie a ciò che hai scelto. Di chi fidarsi, chi considerare amico. Figlio, sei pronto? Non dimenticare la promessa. Loki partirà. Atreus. Atreus resterà. Thank you.
sempre che facciamo. C'è ancora molto da fare. Freya, credo sia il caso di parlare di Gnà. Non dobbiamo parlare di lei, dobbiamo trovarla. Ma Odino ha scelto lei come nuova regina delle Valchirie. Una dea Vanir, tua amica. Gnà giurò fedeltà ad Asgard tempo fa e da allora non siamo più amiche. Cosa accadde? Feci una scelta che lei non voleva accettare. Kratos mi odia. Sarà un problema per me. È meglio trovarla prima che lei trovi noi. Brindiamo anche a questo bel ragazzone! Skoll! Skoll! Direi qualche decina per campo. Le famiglie staranno unite, ovviamente. Sii forte, Kratos. Grazie. Lo apprezzo molto. Noi porteremo tutte le scorte possibili, ma saranno poche. Non ti preoccupare. Chiunque in grado può uscire per prenderne altre. Aesir e Vanir. Insieme. Generale, Lady Freya, Mimir, Milady. Skjaldmaier. Blessador, hai già trovato la traditrice Gnà, cara Freya? Non ancora. Presto. Un'ultima cosa. Le nostre condoglianze. Per cosa? Per la tua famiglia, tuo fratello. Non volevamo essere indiscreti. È stato molto tempo fa. Ricordi in rovina. Mi sorprende che ne siano rimasti ancora. Avresti potuto dirmelo, avrei capito. Io... Ciò che è fatto, caro Mimir. Apprezzo le tue parole.
Dove andiamo? Potremmo occuparci delle faccende in sospeso nei regni. O esaminare quei pezzi di Asgard. Comunque sia, noi ci siamo. Londa ha anche detto che ci sarà un raduno in onore di Brock alla taverna di Rab a Svartalfheim. Mi piacerebbe andarci. Allora, abbiamo concluso God of War, ora abbiamo tutte le ultime missioni da completare e poi si può dire che l'avremo ufficialmente finito. Atreus ha deciso di compiere il suo viaggio verso i nuovi regni alla ricerca dei giganti. Ora abbiamo Freya come protagonista e come avete notato si sono sbloccate tutte le altre missioni. E qua sarà l'inizio degli eventi più principali. E infatti ora farò questi viaggi proprio alla ricerca di questi destini. È un vero peccato che, come si può dire, con questa conclusione è finito ufficialmente proprio la saga di God of War. Io spero di riuscire a fare continuare il primo, che purtroppo non sono riuscito a farlo più funzionare, e vedrò anche di portare i successivi. Ora adesso completiamo almeno questa parte qua e poi andremo al funerale.
Allora, prima tappa è qua. Mimir, volevo chiederti una cosa. Il Bisbini mi ha raccontato della tua visita per assicurarti l'esercito di Eri, ma non ha voluto dire nulla sui negoziati con Rasbelger. Ah, sì. Beh, capisco perché abbia aspettato di vedere se fossimo sopravvissuti alla battaglia. Mimir, tu di preciso cosa hai promesso all'uccellaccio? Oh, niente di troppo orribile. È solo che lei vorrebbe ritirarsi. Ritirarsi? L'aquila di Eri. Esatto, e non chiedermi cosa voglia fare nel tempo libero. Ti garantisco che non esistono risposte rassicuranti. Può farlo. Non essere Diel. A quanto pare ha bisogno di sollievo. Che qualcuno si faccia avanti e diventi Diel, diciamo. Non esattamente una posizione ambita. Già. Tempo pessimo, orari infiniti e la possibilità di scatenare il male assoluto sui regni in caso di negligenza. O peggio, se non è una persona affidabile. Ma se si ritirasse senza un rimpiazzo? Caos totale. Sì. Beh, scusa se l'ho chiesto. Se ci sono altri frammenti di Asgard là fuori, gli Ainerir continueranno a essere una minaccia per i regni. Solo se non facciamo nulla. I regni non guariranno se rimangono. Quanti ancora? C'è solo un modo per scoprirlo. È uno. Il prossimo sta qua. E una volta fatto questo, avremo concluso tutta questa mappa. Freya, stai pensando a qualcosa? Che c'è? La spada di Freyr. Sono felice che l'abbia riavuta. L'aveva rubato Odino? Non proprio. Non poteva essere rubata, doveva essere ceduta volontariamente. Freyr l'aveva forgiata da giovane, intrisa della sua passione e delle sue motivazioni. Per secoli giurò che l'avrebbe ceduta solo in punto di morte o dopo aver incontrato l'amore della sua vita.
Lui e la spada erano molto romantici, sai? Mimir, vuoi raccontare una storia? Allora sono preferibile al silenzio, eh? Gran giorno, sono commosso. Ma già che ci siamo, ne ho una che mi ronza in testa. Risale alla mia gioventù, quando la mia unica preoccupazione era osservare i mortali attraversare la nostra foresta. Allora ne parleremo più tardi. Continuano a combattere. Non sanno che Odino è morto. Sono soldati. Gli saranno sempre fedeli. Da vivo e da morto. È una questione di onore. Ah, continueranno a seguire i suoi ordini e a tenere i regni sotto controllo. Ancora non per molto.
Ora raggiungiamo la taverna. Presenta ancora i segni del serpente del mondo. Eppure l'abbiamo visto scomparire a Ragnarok. Ciò può solo significare che la leggenda è vera. Quel colpo di Thor ha rispedito Jormungandr indietro nel tempo. Uno Jormi giovane, fresco di Jotunheim, che diventerà il serpente che conosciamo. Al primo incontro con il serpente, mi dicesti che riconosceva Atreus. Forse si sono visti a Jotunheim. Forse sì, fratello. Dobbiamo chiederlo al ragazzo non appena lo rivediamo. Ma mi domando se qua non ho lasciato qualcosa nel boschetto del santuario. Ma a parte che non ci posso neanche arrivare. Ehi, Kratos! Che c'è? No, niente. È solo che... non so se hai sentito, ma... volevamo dire addio a Brock, a Svartalfheim. Un funerale? Già. Ci troviamo alla taverna di Rab a Nidavellir. Ci saremo. Ecco cosa avevamo dimenticato. Qui ho fatto, qui devo cercare un appunto. Alternativi e profani per le mie ballate, davvero indecenti. Ma ora mi piacerebbe ricordarmene qualcuno. Le scartoffie che mi ha creato quell'uomo. Ho un forziere solamente per le sue violazioni. Uno enorme. Gli insegnai 20 modi per forgiare a freddo un sostegno. Una volta mi insegnò un metodo più semplice per tirare i cavi. E lui cosa fece? Cominciò a chiamarmi la sua apprendista. Era uno stronzo lui. Dio se mi mancherà. Ehi, ce l'avete fatta? Siamo pronti a dirgli addio. Ho incontrato chiunque nei miei viaggi. Sei tra i pochi che chiamerei amico. Ho sempre pensato che fossi una delle creature più stupide che conoscevi. Non mi aspettavo tu fossi anche la più coraggiosa. Questo mondo è un po' più buio ora che non ci sei. Lo porteremo a Sversand. Si trova nelle terre umide, vicino alla chiatta. Vi aspetteremo lì.
Kratos, c'è qualcosa. Allora, laggiù, forse è un altro pezzo caduto di Asgard. Dovremmo indagare. Alle spalle!
Ria alla tua sinistra! Attento, fratello, sei coperto di frost! Stavo pensando, ora che Asgard è distrutta, dove andranno gli Ainerir? Il Valhalla esiste sia dentro che fuori Asgard. Sa che ne sta. Già, suppongo troveranno la pace da qualche parte. So, raggiungiamo quest'ultima parte e poi ci fermeremo. Cosa c'è? Dovevo cambiarmi, cucire degli abiti funebri, così non siamo adeguati. Ma va, ai funerali dei nani non sono richiesti abiti formali. A Brock non importerebbe. Forse. Eppure, stavo giusto pensando a come starei con qualche gioiello intorno al mio collo mozzato. Magari con dell'oro intrecciato nella barba, molto seducente. Eh? Bel tentativo. Eccoli là, fratello. Oh, avanti, arriverà di sicuro, è suo fratello. Speriamo. Il lutto fa brutti scherzi a volte. Ce l'hai fatta. Iniziamo.
Ti voglio bene, Brock. Thank you.
essere persone.